Officina 9000 giri, Luca e Mirko che su che sta giocando, su esatto. Questa giapponesina. Ciao sì. Ragazzi, buongiorno. Ciao Frank. Ciao. Allora Luca? Siamo qua a presentare per l'ennesima volta il sistema Active Sound Booster. Allora vabbè, l'abbiamo già presentato tante volte, lo riassumo velocemente. È un sistema, un risuonatore che tramite apposita app dà la possibilità di selezionare più di 30 suoni diversi e consente di, appunto, di avere una personalizzazione del sound senza andare a toccare la linea di scarico originale. Quindi ci sono alcuni clienti, come in questo caso, diciamo che il suo utilizzo perfetto sarebbe sulle macchine diesel, perché andare a cambiare lo scarico sulle macchine diesel non è mai una cosa funzionale da un punto di vista proprio di sound, viene fuori sempre un po' un rumore tipo trattore. Sulle macchine benzina c'è l'alternativa di cambiare parti dello scarico, e su questa macchina, questa è una Civic ultima serie, il 1500 VTEC, di solito fino adesso ne abbiamo già fatte alcune e abbiamo sempre cambiato parti dello scarico, quindi normalmente cambiamo la parte terminale e la parte centrale. La parte terminale, come ho spiegato più volte, si cambia con un silenziatore in maniera tale, un silenziatore più piccolo, in maniera tale da mantenere l'omologazione, e il centrale si fa un centrale diretto, che a questo punto non crea grossi problemi, e l'accoppiata del centrale diretto con il terminale pur omologato col silenziatore riesce a dare una sonorità perfetta. Questo normalmente sulle macchine a benzina funziona in questo senso, ed è funzionato in questo senso fino adesso su questo tipo di vettura. Questo cliente, questione soggettiva, ripeto, io non entro mai nella soggettività dei nostri, nei gusti dei nostri clienti, non ha voluto cambiare parti dello scarico, quindi ha detto: io lo scarico lo voglio mantenere completamente originale, però mi piacerebbe avere una macchina con un tono più sportivo, perché come tutte le macchine recenti, Euro 5, Euro 6, quando uno accende la macchina, salvo rarissimi casi, quando uno accende la macchina la sonorità è veramente quasi zero, cioè si perde proprio il gusto di avere una macchina sportiva. Quindi in questo caso, essendo una macchina a benzina, è più raro che noi lavoriamo con questo tipo di sistema, perché appunto, avendo l'alternativa modificando parti dello scarico, andiamo direttamente su questo sistema. In questo caso il cliente ci ha detto: no, io lo scarico lo voglio mantenere così com'è, e quindi l'unica alternativa era quella di proporgli il sistema Active Sound Booster della MaxHaust. Come abbiamo spiegato più volte, ci sono due tipologie di prodotto. Quella che usiamo noi è l'Active Sound Booster in versione Pro, che ha un'ottima resa, un'ottima sonorità. Poi c'è una versione diversa, che però ha un costo maggiore e dà solamente alcuni suoni in più rispetto a questa, in maniera particolare dal suono della Maserati, che è stato omologato, registrato, e questo sistema, che è più costoso, diciamo, paga questa registrazione, però per il resto il sistema è molto simile. Quindi noi usiamo in maniera principale questa versione, che è appunto il Pro. Adesso Mirko vi farà sentire l'effetto che si ottiene e più o meno come si riesce a gestire tramite l'applicazione sul telefonino. Adesso abbiamo ovviamente acceso l'autovettura. Questo è il sound effettivo. Così lo spegniamo, quindi la macchina adesso non ha più l'active sound, e infatti non si sente più nulla. Allora riattiviamo. Dall'app possiamo regolare il volume, possiamo impostare vari tipi di suoni, abbiamo altri suoni. Possiamo scegliere il suono che vogliamo, possiamo regolare anche, diciamo, i bassi, gli alti, se uno vuole una tot velocità o tot giri che lui smetta di funzionare in maniera che non gli dà fastidio. Possiamo fare addirittura gli scoppiettini in rilascio, scegliendo i giri in rilascio lui fa gli scoppiettini delle macchine classiche sportive.
Una volta che tu hai impostato tutto, fai salva e lui salva tutti i parametri. È come fosse la posizione del sedile o le memorie della radio. Sì, sì. Ovviamente ogni volta che lo spegniamo e riaccendiamo, lui rimane fisso, settato, okay. Quindi non c'è bisogno di rimettere a posto tutto. E comunque tutto. Mantenendo il setup che tu hai memorizzato, puoi comunque intervenire e cambiare. Posso sempre cambiarlo, cambiare sound, cambiare volume. Ogni volta posso fare quello che voglio su ogni sound. Ovviamente poi c'è i profili, volendo questa macchina ha tre profili, sport 1, sport 2, sport 3. Alla moglie metti quello che no. Uno che addirittura se uno vuole può anche mettere silenzioso il 3, quindi quando accende la macchina non ha più il sound, okay. Se non vuole star lì a accendere e spegnere. Bello, sì, la trovo la scelta. E diciamo è una scelta soggettiva, oltre al discorso del sound, poi su questa macchina qua abbiamo installato il classico, anche qua l'abbiamo spiegato più volte, il pedal booster, che è questo sistema, adesso se Pascal viene qua, questo sistema elettronico che serve per modificare la risposta sul pedale acceleratore, quindi non da cavalli ma da una reattività notevole, e la macchina cambia molto in termini proprio di ripresa, soprattutto ai medi e bassi regime. Dove si usa parecchio l'acceleratore, la macchina scende molto meno di giri, è molto più reattiva, e devo dire che il risultato è veramente eccezionale. Quello che in sostanza volevo concludere, adesso abbiamo fatto vedere due sistemi, il sound booster e il pedal booster. Con la tecnologia che si è evoluta negli ultimi anni, diciamo che chi mette le mani come noi sulle macchine ha veramente la possibilità di scegliere proprio due diversi tipi di approccio: o cambiare e intervenire a vecchio stile, modificare sia la parte elettronica, la parte meccanica, quindi in questo caso io potevo, come dire, fare lo stesso lavoro cambiando, come dicevo, alcune parti dello scarico, centrale, terminale, il downpipe, quello che vogliamo, e la parte elettronica tramite centralina posso rimappare la parte elettronica, posso modificare la parte di reattività del pedale, quindi come si è sempre fatto fino adesso. E questa è una strada. L'altra strada, in funzione dei desideri del cliente, perché ci sono tanti che dicono io non voglio avere, cioè voglio avere tutto plug and play, ripeto, la soggettività del cliente per noi è sacra, quindi quello che ci chiede il cliente noi facciamo, lo possiamo consigliare su alcuni aspetti, però è il cliente poi alla fine che comanda. Quindi lo stesso tipo di lavoro lo possiamo fare tutto utilizzando dei componenti esterni, quindi non andando a toccare nulla, componenti esterni che si possono disabilitare in tempo reale, perché il sound booster, avete visto, basta schiacciare un tastino, si spegne, il pedal booster anche lì con un semplice clic si spegne, e la centralina, anche in questo caso possiamo utilizzare il sistema con un telecomando, quindi dall'interno la possiamo disattivare, oppure molto semplicemente, come fanno tutti, si apre il cofano, si sgancia il connettore, si mette il tappo di chiusura e in 5 secondi la macchina ritorna esattamente come è uscita dalla fabbrica. Quindi sono proprio delle valutazioni, come dicevo, soggettive, per poi arrivare grosso modo agli stessi risultati. È chiaro che sullo scarico cambiare un'intera linea di scarico, su un benzina sto parlando, dal mio punto di vista è la scelta migliore, perché chiaramente è una sonorità, e in questo caso entra anche un discorso di prestazioni, cioè se fai una preparazione che sia già uno stage 2, ovviamente non andiamo a mettere sound booster, andiamo a cambiare parti dello scarico, perché questo influenza anche le prestazioni. Quindi questo è un po' il limite su una macchina a benzina, ma su una vettura diesel cambiare parti dello scarico non serve praticamente a nulla, se non su preparazioni più pesanti dove si vanno a cambiare magari il downpipe, il catalizzatore, si interviene sul FAP, ma da un punto di vista, diciamo, di piccolo cabotaggio, centrale, terminale, cambiare queste parti sul diesel, anzi addirittura diventa controproducente, perché sposti la coppia in alto e non o la vai a recuperare un po' con l'elettronico, o addirittura sì, hai questo sound quasi da trattore, quindi a me proprio non piace cambiare gli scarichi sui diesel, e hai lo spostamento della coppia. Allora a questo punto diventa, secondo me, molto interessante questa alternativa qua. Dipende da quello che ci si trova di certo volta. Macchina e proprietario, cosa desidera certo, fare? Certo, ma è giusto per far vedere che comunque ci sono diverse strade, perché uno dice, domani mettono il sound finto. No, cioè il sound finto serve in funzione di quello che ci chiede il cliente e in funzione di quello che è l'aspettativa del cliente. Se desidera fare una preparazione per avere dei cavalli, ovviamente questo non è il punto di arrivo. Se viceversa vuole avere il sound perché gli interessa solo il sound e ha una macchina diesel, questo sicuramente la vince 1 a 10. Certo.
Benissimo Luca, grazie mille, grazie Mirko, bel lavoro come sempre. Ci grazie, vediamo alla Frank. Prossima. Grazie, ciao, ciao, ciao. We'll be right back.